Una fiamma al giorno, energie del 12 di settembre. Scegliete la vostra variante, rosa, azzurra, ametista, grappolo bianco, trasparente. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 12 di settembre per tutte le tre varianti. Vediamo un po'. Rosa, azzurra. Attenzione alle false persone. Ci sarà qualcuno che magari si propone in un modo, si mostra in un modo, ma attenzione che potrebbe non essere del tutto sincero. Questo potrebbe anche voler dire che dentro di voi ci sono ancora maschere che dovete andare a individuare. Ci sono ancora delle ferite che si stanno manifestando nella vostra realtà attraverso persone non sincere. Ed è un richiamo a risvegliarsi. Attenzione che sarà qualcosa che vi aiuterà a comprendere. Un richiamo è un tuono al risveglio, risveglio animico. Quindi attenzione che ci sono delle situazioni che appunto vi mostreranno una, diciamo, delle persone appunto non sincere, ma questo sarà un motivo per andare a capire cosa ancora dovete andare a sbloccare nella vostra vita. Quindi attenzione ad accogliere quello che sta accadendo. Ci sono ancora dei resti importanti, rovine del passato imponenti ancora dentro di voi. Sono ferite che, nonostante appunto non servano più, rimangono lì marmore, profondamente come dire, presenti e influenti nella vostra vita, e voi dovete andare a individuare quali sono le ferite proprio ascoltando la situazione che vi si presenta in questa giornata. Quindi attenzione che sarà una situazione importante da accogliere. Vediamo un po'. Sì, probabilmente è ancora una situazione che vi sta, se siete in un cammino di fiamma, vi sta mostrando quanto ancora vi percepite separati, proprio perché c'è ancora una ferita che deve essere guardata, ed è proprio quella che vi sta ancora bloccando nel processo dell'unione. Se non siete fiamme, comunque vi sta creando delle tensioni nella vostra vita, tensioni illusorie invece di dove c'è armonia. In realtà ci sarebbe armonia, ma voi percepite appunto tensione dove ovviamente non c'è oggettivamente. È una percezione dovuta alla propria maschera, alla propria ferita. Andate a guarire questa situazione, e se siete fiamme sarete sempre più vicini all'unione, se siete qualsiasi altro tipo di relazione comunque andrete sempre più verso l'armonia. E qua ci sta dicendo: il femminile deve dominare, quindi rilasciamo tutti gli ostacoli in modo che il femminile, quindi l'anima nella nostra vita, possa mostrare tutto il suo potere e quindi possa creare una vita per noi meravigliosa. Ametista, questioni di famiglia o di casa sotto la lente di ingrandimento. Quindi attenzione a quello che sta accadendo per quanto riguarda le relazioni familiari, la casa, l'affettività, le relazioni, perché c'è ancora qualcosina che prima di poter essere armonizzata passa attraverso ancora qualche tensione. Quindi ci saranno alcune tensioni, alcuni scontri, alcune situazioni ancora, diciamo, di disarmonia, però attenzione che attraverso questa situazione, accogliendola come sempre, si va a creare una nuova unione, una rinnovata armonia. Quindi siamo chiamati proprio ad armonizzare situazioni ancora un po', diciamo, conflittuali. E qua ci sta dicendo: affidatevi come i monaci e le novizie, le suore. Affidate, non che dovete farvi suora o assolutamente o monaco, ma ci sta dicendo: affidate all'anima questa situazione, perché è l'unico modo per creare, diciamo, abbattere tutti gli ostacoli per poter armonizzare la situazione. Allora, andiamo a vedere. Ok, sì, affidatevi al potere superiore, perché è quello che manifesterà quest'unione grazie appunto alla vostra accoglienza, e quindi è importante proprio affidarsi all'anima. Create giustizia. Cosa vuol dire? Create equilibrio. Dove c'è disarmonia, portate armonia, portate equilibrio e risolverete la situazione. Ci sarà, questo è anche sinonimo di unione, quindi se ci sono situazioni affettive che sono un po', diciamo, in tensione, porterete unione. E il grappolo trasparente bianco ha una grandissima fortuna oggi, quindi ci sarà una manifestazione di una situazione davvero molto molto di grande abbondanza, di grande fortuna, di grande soddisfazione. Si manifesteranno cose
che no, ancora non avevate visto. Mondi inferiori, ma questo in questo caso, legato a questa carta, mi sta dicendo che non sono cose oscure che vengono alla luce, si manifestano, sono semplicemente qualcosa che ancora non avevamo visto e ora siamo pronti a manifestare. Quindi, in un certo senso, siamo pronti a dare luce a questa situazione che ancora luce non aveva. Quindi, attenzione che una grandissima fortuna si sta manifestando per voi a livello proprio concreto. Vediamo un po'. Ok, c'è la saggezza che arriva. Capirete che questa situazione sarà importante per, diciamo, proprio le questioni concrete della vostra vita. Quindi è non solo una fortuna, nel senso che ci si sente bene, ma ci sarà proprio anche una fortuna concreta in questa situazione. Vediamo un po'. Eh sì, respirate, respirate, accogliete, non andate subito alle conclusioni, non giudicate subito quello che arriva, perché in effetti magari non riusciamo ancora a comprenderlo, ma quello che sta arrivando e che si sta manifestando veramente, diciamo, il là che ci manda proprio l'input per cominciare una vera e propria magia nella vostra vita.